I say something, he'll act like it's too complicated and then just leave. Cause I know you won't do the same. And I'm so tired of trying. Ciao! Sì, avete letto bene, rileggerò uno dei miei libri preferiti di sempre dopo svariati anni, tutto in compagnia ovviamente di Taki, che non mi abbandona mai. Il libro in questione, nessuna sorpresa, direi Kitchen di Banana Yoshimoto. Vi propino questo libro in tutte le salse. Dal momento che non è nemmeno troppo lungo, ho pensato di rileggerlo quest'estate, un po' perché iniziano un po' ad affievolirsi alcuni ricordi che ho legati a questo romanzo e quindi mi piacerebbe rinfrescarmi la memoria, e un po' ho nostalgia della tra virgolette vecchia Banana Yoshimoto, nel senso che alcuni dei libri suoi che ho letto ultimamente mi sono piaciuti ma non mi hanno entusiasmata, mentre ricordo che all'inizio, quando l'ho scoperto, ho letto dei titoli che mi hanno veramente conquistate, quindi ho bisogno di ritrovare quel mood lì. Non lo maratonerò in un giorno solo, ma voglio proprio gustarmelo e godermelo, e ho deciso di portarvi con me durante questa esperienza per vedere se me lo ricordavo così, se me lo ricordavo diverso, se mi piace ancora così tanto o se è cambiata la mia opinione in merito. Spero proprio di no, se devo essere sincera, mi cadrebbe veramente un mondo. Primo aggiornamento di Kitchen. Sono arrivata circa a metà, mi sono segnata la fine di Kitchen e l'inizio anche di Moonlight Shadow, visto che è un altro racconto, perché sinceramente non ricordo se avevo amato il libro perché avevo amato sia Kitchen che Moonlight Shadow o soltanto Kitchen, quindi me li sono segnati per questo motivo qua. Fatto sta che già all'inizio stavo per piangere disperatamente. Tra l'altro mi sono appuntata su quell'applicazione che si chiama Highlighted, se non sbaglio. Basta inquadrare la pagina o la parte, insomma, di testo che si vuole salvare con questa applicazione, e praticamente ve la trascrive, quindi è molto comoda per salvare le citazioni. Questa era tipo pagina 10 e mi stavo già mettendo a piangere, per dirvi. Si mi mette a pensare che la mia famiglia, che era lì, reale, nel giro di pochi anni è scomparsa così, una persona alla volta, mi sembra di non poter credere più a niente. Essere rimasta io sola in questa casa dove sono cresciuta mentre il tempo continua a scorrere regolare mi sconvolge. È pura fantascienza, mi ha colpito tanto perché appunto la storia, questo non me lo ricordavo, si apre proprio con la protagonista che perde sua nonna ed era l'ultima persona, l'ultima sua parente rimasta, quindi si trova proprio letteralmente da sola. Io ho letto questo libro la prima volta almeno 7-8 anni fa ed ero piuttosto fortunata, devo dire, all'epoca. Da allora ad oggi io ho perso tutti i miei nonni e in generale non sono stati anni facili per niente. Quindi a distanza di così tanto tempo vedere già subito all'inizio una sorta di connessione, perché questo è il libro che reputo un po' mio, mi rivedo tanto e le persone che mi conoscono, che hanno letto questo libro, mi hanno detto che rivedono me. Quindi anche a distanza di così tanto tempo e con tutte le cose che sono successe nel mentre, riuscire comunque a rivedermi mi ha fatto uno strano effetto. Devo dire che poi me lo ricordavo forse più sentimentale, forse mi aspettavo che ci fosse già da subito una sorta di relazione o aspetto amoroso, invece non è così, la cosa comunque non mi dispiace e mi piace tanto l'aria di casa e di famiglia che si respira, perché questa ragazza, per chi non conoscesse Kitchen, ovviamente non faccio spoiler, dopo aver perso la nonna si trasferisce a casa di un ragazzo che aiutava o con cui aveva a che fare comunque sua nonna, un ragazzo più o meno coetaneo della nostra protagonista, che vive con la madre. La madre in realtà in passato era il padre, nel senso che era un uomo, ma adesso è a tutti gli effetti una donna. Questo ovviamente non sconvolge nessuno, semplicemente magari inizialmente la protagonista rimane stupita perché non l'avrebbe mai detto che in passato questa bellissima donna fosse un uomo. C'è quindi una componente di inclusività che già allora avevo apprezzato molto e che ho riscoperto con piacere in questo libro. Tra l'altro, se non sbaglio, è stato scritto negli anni 80, per i tempi era abbastanza, tra virgolette, rivoluzionario comunque inserire una
famiglia non convenzionale di questo tipo. Per adesso, come vi dicevo, sono a metà, sono proprio all'inizio della seconda parte, Kitchen 2 viene chiamato, in cui succede una cosa veramente terribile e quindi niente, vedremo come andrà. No. Ho terminato la lettura di Kitchen, almeno del primo racconto di questo libro, devo ancora leggere Moonlight Shadow, però sono veramente molto contenta di questa rilettura. Avevo tanta paura che il libro non mi piacesse o di averlo idealizzato troppo negli anni, di essermi fossilizzata su delle cose. Non so, sono contenta invece di essermi ritrovata nel libro, di aver ritrovato delle sensazioni comunque piacevoli di compagnia, quel calore che sa darti la famiglia o comunque quei sentimenti che tu percepisci come di casa, di famiglia, che ti fanno sentire accolto e non solo. Alla fine è una storia che parla sì d'amore, ma anche amore non solo in senso strettamente romantico, ma di quell'amore che riesci a costruire nonostante le difficoltà. C'è poi un passaggio del libro che io avevo salvato ai tempi, che ho ancora scritto sul blog come piccola, diciamo, mia presentazione, perché mi ritrovo tanto in queste parole. Può darsi che in futuro, stando con me, conoscerai dolori, guai, problemi, ma se vuoi costruiamo insieme una vita complicata, ma più felice di qualsiasi vita solitaria. E mi piace particolarmente questa citazione, questo momento nel libro, perché è vero, molto spesso tendiamo a idealizzare o a pensare solo alle cose belle, positive, banalmente anche delle relazioni o della vita in generale, quando come in tutte le cose ci sono aspetti belli e aspetti magari meno belli, non voglio dire proprio brutti, però ci sta, la vita è fatta di alti e bassi alla fine, e quindi certo non mancheranno dispiaceri, non mancheranno problemi, dolori e altre sofferenze nelle nostre vite, però insieme, costruendo magari giorno dopo giorno un amore, un affetto particolare, non esclusivamente col proprio partner, ma proprio dico in generale anche con la propria famiglia o con le persone a cui si vuole particolarmente bene, si può trovare un modo per essere felici anche se in maniera complicata. Non so se mi sono spiegata bene, però mi ha lasciato veramente col cuore molto leggero il finale di Kitchen, che non era chiuso in questa frase qui, quindi non è nessuno spoiler, però sono veramente contenta di questa rilettura e continuo a consigliarvi questo libro. Ma ora manca ovviamente Moonlight Shadow, non è ancora finita. Anche di Moonlight Shadow, e devo dire che mi è piaciuto come racconto, anche se meno rispetto a Kitchen. Di nuovo una storia che parla di amore e lutto, della perdita in particolare della protagonista, del suo ragazzo. C'è un tocco paranormale, tra virgolette, fantastico, ogni tanto ricorre nei libri di Banana Yoshimoto, no? Al vedere fantasmi o spiriti o comunque percepirne la presenza, però questo non intacca comunque propriamente la realtà della storia, che mi è piaciuta di nuovo per l'elaborazione che avviene del lutto, della perdita, anche se a un certo punto uno dei personaggi paragona un po' questo dolore all'avere l'influenza, nel senso che ok, stai malissimo, non ne puoi più, però sai che ti passerà e una volta che sarà passato starai sicuramente meglio, e la prossima volta che ti capiterà di beccarti l'influenza saprai già che cosa aspettarti, sai che prima o poi finirà. E anche se può sembrare un paragone un po' leggero, l'ho trovato, per come era espresso, sicuramente meglio di come ho fatto io adesso, efficace. E un'altra cosa che ho apprezzato, non mi ricordo se l'ho detto anche per Kitchen, perché l'ho ritrovato in entrambi, il dipingere comunque la relazione non come perfetta, non come ideale,
ma riconoscere che comunque ci possano essere degli alti e bassi, che non si è degli individui perfetti, che bisogna cooperare in un certo senso, venirsi incontro, lavorare sul far funzionare le cose, perché non basta semplicemente che accadano, anzi proprio il contrario. E anche quando viene il momento della separazione, la protagonista ammette che ci sono state comunque delle difficoltà, ma proprio perché sono riusciti a superarle insieme, il loro amore, il loro legame era ancora più forte e importante. Quindi è una cosa che mi è piaciuta tanto. Si riconferma uno dei miei libri del cuore preferiti. Tra l'altro, visto che c'è anche su Storytel, quindi se vi piacciono gli audiolibri lo trovate anche lì. È stata una bella avventura, devo dire, un bel esperimento. Un domani, tempo permettendo, perché alla fine, grazie al cielo, questo è breve, mi piacerebbe farlo anche con altri libri che ho amato, che magari ho letto veramente tanti tanti anni fa, come ad esempio Kitchen, per vedere come cambia l'approccio alla lettura, quali sono le mie sensazioni, se mi rivedo ancora oppure no in quel libro. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è mai capitato di fare, tra virgolette, questo esperimento, ovvero di rileggere dopo tanto tanto tempo un libro che avevate amato particolarmente, magari ritrovarvi o al contrario non sentirvi più rappresentati o rispecchiati. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, che il video vi sia piaciuto. Se ancora non l'avete fatto, io vi consiglio di leggere Kitchen. E ci vediamo alla prossima. Ciao.